Si può esistere non vivendo, si può vivere non esistendo. Domande che sembrano marzulliane possono far sorridere qualcuno e che invece possono essere centrali nella vita di chi si confronta, sempre con questa bilancia sospesa tra vita reale, obiettivi raggiunti e ambizioni, sogni, desideri, sia repressi, sia concretizzati, sia una via di mezzo. Quindi, bando alle ciance, oggi è il 1º gennaio e in un impeto di creatività ti recito il 1º gennaio di Eugenio Montale, 1971. Metto gli occhiali da poeta, purtroppo. Il 1º gennaio. So che si può vivere non esistendo, emersi da una quinta, da un fondale, da un fuori che non c'è, semmai nessuno l'ha veduto. So che si può esistere non vivendo, con radici strappate da ogni vento, se anche non muove foglia e non un soffio increspa l'acqua su cui s'affaccia il tuo salone. So che non c'è magia di filtro o di infusione che possano spiegare come di te s'azzuffino dita e capelli, come il tuo riso esploda nel suo ringraziamento al minuscolo Dio a cui ti affidi d'ora in ora diverso e ne diffidi. So che mai ti sei posta il come, il dove, il perché, pigramente rassegnata al non importa, al non so quando o quanto, assorta in un oscuro germinale di larve e arborescenze. So che quello che afferri, oggetto umano, penna o portacenere, brucia e non se ne accorge. Né te ne avvedi tu, animale innocente, inconsapevole, di essere un perno e uno sfacelo, un'ombra e una sostanza, un raggio che si oscura. So che si può vivere nel fuochetto di paglia dell'emulazione, senza che dalla tua fronte dispaia il segno timbrato da chi volle tu fossi e se ne pentì. Ora, uscita sul terrazzo, annaffi i fiori. Scuoti lo scheletro dell'albero di Natale, ti accompagna in sordina al mangianastri, torni indietro, allo specchio ti dispiaci, ti getti a terra, con lo straccio scrosti dal pavimento le orme degli intrusi. Erano tanti, e il più impresentabile di tutti, perché gli altri almeno parlano, io a bocca chiusa. Ecco, perdonate la mia improbabilissima dizione, ma sono semplicemente parole che leggo e che mi hanno toccato. Mi fanno riflettere molto sulla sensazione di esistere o non esistere tra il conflitto tra le nostre fantasie e ambizioni, che a volte sembrano troppo grandi per essere contenute anche in una vita di coppia, in una regolarità, e invece a volte appaiono troppo piccole e persino indegne per essere condivise con qualcuno. Forse sono parole che non capirà nessuno, queste che sto dicendo. Forse immagino che qualcuno potrà trovare un'assonanza con la propria situazione. Potersi permettere di recitare una poesia su YouTube è un lusso, se ci pensi bene, in un momento dove tutto deve essere orientato a produrre qualcosa di accattivante, svelto, veloce, rapido, conciso, pubblicitario, che sia il balletto, la barzelletta sporca, l'imitazione, che in 5 secondi ti deve far risultare gradito al pubblico. Ecco, poter spezzare, tra virgolette, questo incantesimo malvagio è il lusso che oggi, 1º gennaio, mi piace prendermi. E se sono riuscito a trasmettere qualcosa e a condividere
comunicarti una sensazione comune, vuol dire che sto facendo la cosa giusta.